Ero alla ricerca di un oggetto che parlasse di me. Ed ecco, una cartolina. La guardo, vedo l'armonia tra gli archi rossi della moschea e la colonna di una chiesa. Penso all'incontro, alla mediazione culturale e religiosa che ha permesso a questi due luoghi di culto di coesistere, coabitare, uno dentro l'altro. La cartolina è un pezzetto di me. Narra ciò che sono oggi, grazie al ricordo di come sono stata in quei determinati luoghi, in quel tempo, con quelle persone. Tante strade e storie appese ai muri della mia camera, che al calar della notte scendono per stringermi in un abbraccio. Le cartoline mi ricordano che è importante studiare, ma è fondamentale toccare, vedere con i propri occhi, formarsi un pensiero critico, non accettare al buio ciò che viene preconfezionato da qualcun altro. Il viaggio è bello se la strada è tracciata a metà. Amo percorrere strade piccole, strette, non necessariamente segnate sulla mappa, perché ho scoperto come quelle strade, che sembrano non condurre in nessun luogo, racchiudono invece bellezze inaspettate. La cartolina mi suggerisce la differenza tra il turista e il migrante. Ed io? Il mio non essere etnocentrica mi fa migrare in altre culture, con la curiosità del turista, ma sempre cercando il dialogo e l'incontro con l'alterità, perché io sono una mediatrice culturale. In quella cartolina ci sono io. I luoghi che scelgo non sono spazi fisici, ma racchiudono ideali. E nella frenetica corsa della società verso il prodotto, voglio essere protagonista del processo.